Ciao, voglio. Anima, cosa fa anima dopo la morte? E naturalmente dopo la morte del corpo fisico? E per taluni finisce tutto qui, in questa vita terrestre, tra cui coloro che ne sono i fautori di questa idea sono i testimoni di Geova, che si sa ormai hanno modificato e interpretato a loro piacere le scritture. Ma cosa dicono le scritture? Io ho preso degli appunti che ora ve li vado a leggere. Matteo 10:28. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può distruggere sia l'anima che il corpo nell'inferno. Gesù insegna che l'anima vive dopo la morte del corpo. Quindi abbiamo una distinzione tra corpo e anima. La morte dell'anima è la cosiddetta morte seconda, ok? L'anima può anche morire e questo può farlo soltanto chi ha creato anima, soltanto lui. E ancora in Isaia 55:3, venite a me e l'anima vostra vivrà. Stiamo parlando di anima. Seconda lettera Tessalonicesi 5:23, l'intero essere vostro corpo, anima e spirito. Genesi 35:18, e come ella, riferita a Rachele, stava per rendere l'anima perché morì. E ancora, prima lettera Re 17:21-22, l'anima del fanciullo tornò in lui. Ultimo punto, Apocalisse 6:3-11. Vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e gridarono a gran voce e fu loro detto che si riposassero ancora un po' più di tempo. Allora, anche la Bibbia ci parla di anima, che essenzialmente siamo noi, in un corpo biologico, mortale, perché tutto ciò che esiste su questa dimensione ha una nascita, una crescita e una fine. Ma anima, e lo dice anche la Bibbia, non solo il Nuovo Testamento, ma anche il Vecchio Testamento, è successiva all'abbandono fisico. Quindi cercate di curare la vostra anima, non tanto il vostro corpo. Il vostro corpo è importante, certo, perché ci contiene, ma curate la vostra anima, perché la morte seconda è terribile, è terribile. Sei il nulla totale. E siccome siamo coscienza, qualcuno se ne renderà conto quando abbandonerà questo corpo. Ciao, voglio, alla prossima.